batterie 3 in serie, sono doppie ma sono 3 in serie, questo lo sai fare. Sto facendo questa perché era la custodia di una batteria di 6 volts. Invece di prendere le batterie e legarle con il nastro, preferisco sfruttare questa qui per batteria a 12, la faccio a 12 piccola. Sono di 4 A, una 12 volts 4 A che ti può servire per una lampada d'emergenza, per caricare un cellulare, per qualsiasi cosa. Per caricarla uso questa in USB tipo C. Anche in macchina puoi mettere tranquillamente all'accendere sigaret e avere la lampada sempre pronta se ti serve, se la usi per una lampada, no? Se poi la usi per caricare, magari te ne vai a fare una bella scampagnata, vuoi stare una giornata lì tranquillo e sereno, hai fresco nel bosco, allora ti porti questa che è leggerina e con una porta USB vai. Tu vai a fare, come si dice, tu vai a caricare il cellulare, no? Ora sì, questo non è tanto indicato per questi lavoretti, ma brucia un po'. Non te l'ho fatto vedere, ma qui dietro c'è segnato 3S 2 A, eh? Te l'ho fatto vedere, ma è quella lì. Questo se lo voglio continuare a usare devo trovare la punta perché questo ormai è andata. Legata più e meno, mettiamolo di qua. Apriamo un po' se va tutto bene. Meno e più. 11,46, sì, si vede anche da qui. E qui ora quando noi, infatti 11,46 già, è già caldo, dovrei collegare qualche cosa in USB per vedere se va. Allora, io credo che il piombo con lo stagno dovrebbe attaccare. Forse sì, forse sì. Io ho saldato questa, ma prima devo finire qua. Mentre ho saldato quello mi dà noia, no? Allora, usando lo stagnatore grosso devi guardare sempre quando fai i collegamenti perché si toccano tra un po' di filo, qualche cosa qui, si vede? Quando colleghi i fili tra di più e meno,
si vanno a toccare. Non te ne accorgi subito, te ne accorgi dopo quando fai le scintille. Quando fai le scintille è tardi. Sempre queste. Allora, ora la ricarica, perché si deve vedere anche quando è carica, no? Questa prende i LED di sopra e il LED. Quando io la stacco, quando poi io la collego, il LED tu lo vedi, sia quando è verde sia quando è blu, quando poi è carica. Segna blu. E già per caricarla hai visto come funziona con la sua porta USB. La potenza, come abbiamo detto, di 4 ampere. Questa ora la sigilliamo tutta. Questa è una 55 watt, 12 volts, e come vedi non ha paura. Non ha paura ad accendere la lampada. Grazie.
strano, 370 grammi, non la sento neanche in mano. 37 grammi, 37 e 08, 37 e 08, neanche un pacchetto di sigarette, non per fare pubblicità alle sigarette, ma è leggerissimo, guarda, 37 grammi. 37 grammi, una batteria di 4 ampere che te la puoi portare tranquillamente. Si può mettere a modo di motorino? Forse sì, perché accende la lampada. Aspetta, vediamo un po'. Io oddio, tu ce la fai anche a mettere a modo uno scooter. La lampada, come hai visto, si accende senza problemi, è una 55 watt. Ora c'è scritto, ma non ce la fai a leggere, ma insomma 55 watt, l'accende molto bene. Carica. Dodici e uno, troppo stretto. La carica è a 12 e 1. Se io vado a collegare il suo cavetto USB per caricarla, la devo sigillare. Andiamo a mettere il cavo USB per caricarla. Vede il LED quando è carica, cambia colore e come vedi qui segna di più. Il LED della carica, come lo guardi o di qua o di là, te lo faccio vedere, forse con la telecamera ce la faccio a fartelo vedere, perché questa che ho messo non è, vedi, anche di qua si vede. E quella fibra di vetro, insomma, quella, diciamo, chiamiamola fibra, che mettono ai fari, che accendi il LED e si vede tutta la striscia giallo bianca, dipende se mette la freccia gialla, se no è bianca. L'ho tagliata così, vedi, da qualsiasi angolazione tu la guardi la vedi sempre. Lasciamola caricare, tanto caricata. Il motore, questo è un bel motore, abbastanza grossino, come hai visto lo fa girare molto bene. La lampada, come hai visto, non ha paura, non ha paura a farla accendere. Se stasera vuoi andare a pescare i ranocchi con la lampada e con la batteria, che non pesa nulla, te la metti in tasca, due cavetti lunghi, tu vai a pescare i ranocchi. Lasciamola caricare, il resto buttiamo via tutto e arrivederci. Bene, se non sei iscritto al canale Rocco Toscano, iscriviti. Se questo breve video
ti è sembrato utile, metti mi piace. Se poi commenta se ho sbagliato qualcosa, ma mi sembra di no. Ora dopo questa qui gliela levo perché c'è scritto 6 polsi invece che a 12. Poi gli faccio la scritta 12 4 ampere 3. Pesa leggerissimo. 37 grammi che vuoi sia.